Tre ore, tanto è durata la riunione straordinaria tra il premier socialista greco Papandreou, i leader dell'opposizione e il capo dello Stato Karolos Papoulias. Tema del vertice, ancora una volta, la drammatica crisi economica che la Grecia sta vivendo. Lo spettro è che vengano a mancare gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale. All'esterno del palazzo presidenziale, intanto, prosegue la protesta della gente contraria alle misure di austerità decise dal governo. Tutte le misure di cui parlano sono contro i lavoratori, contro i cittadini. Perché i cittadini dovrebbero pagare per i ladri che hanno rubato i nostri soldi? Sono loro che devono pagare, devono finire tutti dietro le sbarre. Della gente nuova, con dei meriti, deve andare al potere. Il governo di Atene intanto prosegue nella sua campagna di privatizzazione di imprese a partecipazione statale quotate in borsa. Il denaro ricavato dalle vendite dovrebbe dare un po' di respiro alle casse dello Stato.